Buongiorno, bentrovati, buon martedì 18 aprile. Oggi la Chiesa di Milano ricorda San Galdino, vescovo, questo grande, grande vescovo di Milano che nacque proprio a Milano verso nei primi decenni del XII secolo, si consacrò al Signore e fu nella nostra Chiesa cancelliere e poi arcidiacono. Si oppose all'imperatore Federico Barbarossa, e il quale tra l'altro aveva scelto, eletto un antipapa, e dovette subire l'esilio con il vescovo Oberto, del quale fu successore nell'anno 1166. La città venne completamente distrutta dal Barbarossa e Galdino si trovò arcivescovo in quel tempo così difficile. Ebbe la forza per rincuorare i milanesi, per aiutarli a ricostruire, per sostenere i poveri in maniera straordinaria e intensa e per riportare a grande splendore e alla vittoria la città di Milano. Combatté senza risparmiarsi pure l'eresia catara e, stremato da tante fatiche, trovò la morte nella sua cattedrale il 18 aprile 1176 mentre con passione predicava la parola di Dio. Affidiamoci alla sua intercessione e ascoltiamo il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gesù gli rispose: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore. Lasciamoci colpire anzitutto dall'entusiasmo di Filippo, che ha appena incontrato Gesù e appena diventato suo discepolo e subito dice all'amico Natanaele: «Abbiamo trovato il Messia, Gesù». È così grande anche il nostro entusiasmo nell'annunciare Gesù agli altri? Ancora, Natanaele è molto schietto e subito si mostra dubbioso su Gesù. È di Nazaret, un paesucolo da nulla. Ma quando Gesù gli rivela un dettaglio che lui solo conosceva, questo essere stato sotto l'albero di fichi, probabilmente a pregare, era da solo comunque, nessuno poteva conoscere quel dettaglio, si stupisce e quella medesima sincerità che lo portava a dubitare di Gesù non ancora conosciuto, esce in questa bellissima professione di fede: «Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Ma Gesù profetizza cose ancora più grandi. «Amen, amen», letteralmente in verità nel Vangelo è «Amen, amen, io vi dico, gli angeli, vedrete il cielo aperto, gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Gesù diventerà la nuova scala di Giacobbe che unisce cielo e terra. Gesù sarà questa nuova scala di Giacobbe che unisce il cielo e la terra, soprattutto nel suo essere innalzato sulla croce e nel riconciliare in sé le cose del cielo e quelle della terra. Guardiamo a Cristo e chiediamo la grazia di essere anche noi innalzati come Lui, percorrendo quel cammino di umiltà che Lui per primo ha percorso. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.